Ogni volta che ci fermiamo, decuplichiamo il pubblico, cioè Davvero? Non ho guardato. la gente probabilmente ha bisogno di più tempo. Infatti, tanti amici, tante persone dicono che hanno bisogno di recuperare, che chiaramente nelle feste magari si è avuto più tempo, stiamo andando alla grandissima. Potremmo fare una puntata al mese, cosa dici? Esatto, forse una puntata ogni 2 mesi anche per renderlo ancora più. Innanzitutto, Un buon evento. anno a tutti, buon anno a te e l'anno Grazie, auguri, nuovo, buon il anno. 2022. E di che cosa parliamo quest'anno? Vorrei sapere un po' di Allora, argomenti. Tutto tutto l'anno non riesco a l'anno. anticipartelo, Ah, pensavo che avessi la però. scaletta, ti avevo detto prepara tutte le puntate e non sei riuscito, tu vai a Ma lo sai che io sciare. sono un lavativo, guarda, quindi. Ah, io pensavo di avere tutte le puntate, allora questa settimana, la prossima, invece no. Va bene, facciamo qualche anticipazione di puntate e poi naturalmente noi viviamo anche sull'attualità, quindi però facciamo una cosa, la sigla e poi Brava, è iniziamo. giusto, la sigla, è C'è la vero. sigla, infatti, che la cambi sempre, chissà stavolta. Sigla! Economia per tutti. Conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo Lambate e l'alieno Gentile. Allora, mettiamo ordine. Di che cosa parliamo in quest'anno 2022? Cosa accadrà? Lo sai che a me piace tantissimo le previsioni dell'anno, le sono andate a leggere tutte, quelle sui media, quelle sul giornalismo, tutte le tendenze, poi tutte cose che quando le vai a rileggere ne azzeccano una su 20, Certo. però le buttano. E quindi voglio sapere in economia, noi le azzecchiamo, meglio tu le azzecchi, perché ci siamo tornate 3-4 volte ci hai preso, quindi vediamo un po' Allora, la sfera magica. guarda, ti direi sicuramente che quest'anno parleremo più volte del tema della digitalizzazione. Tecnologia. Ci sono, sì, ci sono. Ne abbiamo già sfiorati un po' questi argomenti Certo. l'anno scorso, abbiamo tentato di fare una puntata un po' sulle criptomonete, abbiamo fatto un accenno alle monete digitali delle banche centrali che sono Certo, le una cosa in arrivo, differenti anzi quest'anno monete. diventeranno una cosa reale perché avremo il primo caso con lo yuan digitale che entrerà in circolazione con le Olimpiadi a marzo. Olimpiadi invernali di Pechino. Abbiamo poi un altro argomento che ancora non abbiamo affrontato, ma che quest'anno sicuramente affronteremo, che è la DeFi, cioè la Decentralized Finance, la finanza decentralizzata, che è un po' la cosa che sta dietro il cosiddetto Web3, cioè la nuova dimensione di Internet, che diventerà insomma una piattaforma per un interscambio ancora più profondo rispetto a quello a cui siamo abituati. Con tutto quello che concerne anche la questione del metaverso e di quello che poi nel metaverso si potrà fare in termini monetari, c'è tutta un'altra questione lì di acquisto. Metaverso e i vari versi, perché non so se lo sai, ma stanno già spuntando. Per esempio, una delle più grandi aziende di processori, che è la Nvidia, che insomma è diventata celebre per i processori grafici delle schede grafiche, Sì, ha soprattutto per i lanciato, videogiochi. esatto, per i videogiochi e che oggi è anche molto utilizzata per il mining dei crypto asset. Ha lanciato Omniverse, che è in pratica un ambiente, una piattaforma di sviluppo in un certo senso concorrente del metaverse, Di di Meta. Facebook, certo, ovviamente non ci si può aspettare, certo, che quello di Facebook sia l'unico verso, metaverso, loro l'hanno chiamato così, ce ne potrebbero essere tanti e non è neanche detto che decolli, eh. Però bisognerà, esatto, bisognerà poi vedere quale si impone come standard, E no? se si Quindi. impone. Esatto, anche se è chiaro che quando una delle più grandi aziende del mondo cambia addirittura nome per assumere la denominazione Meta e dare proprio la dimensione, la misura di quanto scommette su quell'ambito, su questa trasformazione, qualche riflessione credo che anche Certo. noi a valle la dobbiamo fare.
E non c'è dubbio che comunque tutti gli acquisti vanno sempre di più per il web, quindi voglio dire che sia metaverso o meno, comunque il tema della digitalizzazione della moneta oramai penso che sia Sì, la realtà, al punto che sostanzialmente. tu un paio di volte in puntate precedenti mi hai proposto la stessa domanda e mi sono accorto di essere stato poco in grado di darti una risposta solida. Perché un paio di volte tu mi hai chiesto: ma cioè, cosa sono realmente queste monete digitali? Cioè, che differenza c'è rispetto a... Cioè, noi paghiamo già digitalmente, no? Esatto, è quello che ti avrei chiesto anche oggi, ma è che non riesco Sai ancora a perché? capire. Ma perché tu continueresti a chiedermelo? Perché io continuo a darti una risposta non soddisfacente, no? Quindi giustamente tu continui a dire io non riesco a capire. Allora mi sono un po' scervellato per cercare di capire come trasmetterti questo concetto, diciamo, perché ho capito che non sono stato in grado di spiegarlo. Allora, una cosa è la forma di passaggio di denaro e una cosa è la sostanza di cui il denaro è fatto. Quando tu mi fai un bonifico, un pagamento con carta, tu non mi stai passando del denaro, tu mi stai passando del credito. Certo. Perché quando tu versi i tuoi soldi in un conto corrente, tu non sei più titolare di quei soldi, Oh mamma. tu hai un credito sul conto corrente. Che è una cosa che mi mette un'ansia incredibile da questo No, punto non di deve vista. metterti ansia, perché noi abbiamo creato un sistema, diciamo, di regolazione bancaria, interbancaria, supervisionato con la banca centrale, eccetera. Quindi, tu sai che in qualunque momento puoi reclamare il tuo saldo di conto. Ecco, però ti blocco un attimo, con un qualcosa di distopico che può avvenire. Hai mai pensato al fatto che sulla tua app, noi utilizziamo, ma penso che oramai anche in Italia, vai sulla tua app e hai 1.000 euro. Domani mattina ci vai e non c'è più niente. Come fai a dimostrare che tu avevi 1.000 euro nel conto? Chi ti dice? Qual è la tua garanzia? È ovviamente estrema come cosa che sto dicendo, Sì, però. estrema, però aiuta a comprendere quello che stavo dicendo, cioè Ok. il tuo saldo di conto corrente non si chiama per caso saldo a credito o a debito se sei in rosso, ma si chiama così perché effettivamente quello che tu hai non è più il denaro, ma è un credito che tu tratti esattamente come fosse denaro, perché sai che in qualunque momento lo puoi prelevare, lo puoi richiedere, lo puoi utilizzare. Se è una cifra grossa, magari non la puoi avere in contanti, ma puoi fare un assegno o un bonifico e sai che verrà eseguito, risposto, no? Certo. Però insomma, se io ti vendo un immobile, quindi ovviamente stiamo parlando di cominciare una cifra importante, e tu mi fai un bonifico e il bonifico effettivamente arriva sul mio conto dove io magari avevo già dei soldi e grazie al tuo bonifico vado sopra i 100.000 euro e la mia banca è una banca tipo una di quelle che è fallita pochi anni fa. C'è stato un giro di fallimenti bancari. E beh, insomma, io ero coperto fino a 100.000. Cioè, è vero che i pagamenti digitali assomigliano molto ai pagamenti che potremmo fare con una moneta digitale, ma una moneta digitale è una moneta che per natura è digitale. E non è lo scambio di credito che ci facciamo con un pagamento digitale. Ora ho capito, nel senso che la moneta, seppur Il de il digitale, denaro, oggi il denaro vero sono le banconote. Tutto il certo. resto sono crediti di banconote. Invece con la moneta digitale io sto comunque, in un certo senso, sono più sicuro rispetto a un saldo, seppur non fisico, Assolutamente. sono più sicuro, poi nessuno me li può togliere quei Tu mi stai soldi perché dando ho dei codici. o stai ricevendo vero denaro che è in formato digitale
ma è vero denaro, non è un credito verso un intermediario. È una replicazione digitale di qualcosa che è fisico, che non ha nulla a che vedere con questo, con questi soldi che invece transitano attraverso i nostri schermi e che, ripeto, un giorno o l'altro può essere zero, può essere azzerato. No, 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 E non diamo messaggi, non io... No, è così. assolutamente no, 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 no. Nel mondo distopico, voglio dire, è chiaro Ah, che questo ok. non accade. Però voglio dire, il timore è quello che tu non possa vantare quel credito, perché tu non hai nulla di fisico che ti possa garantire che quel denaro c'è. Ovviamente non accade, non è accaduto mai, probabilmente non accadrà mai, ma la moneta digitale probabilmente risponde a questo tipo di domanda, perché è criptata, perché ha dei codici di sicurezza diversi, per quanto tutto Pensa quello alla che... banconota, no? La banconota è vera o è falsa? No? È Esatto. vera perché ha la filigrana, ha un numero di serie, ha dei meccanismi contro la contraffazione. Il numero di serie stabilisce che quella banconota è un pezzo unico. In formato digitale, con la crittografia, è più semplice creare de degli strumenti, degli oggetti unici e non camuffabili, non so come dire, cioè, Certo. mentre Totò in cantina stampa le banconote, poi le asciuga, no, E nella non si può scena con contraffare, in buona sostanza. una moneta digitale, è molto più complicato da contraffare. Non a caso le banconote periodicamente vengono revisionate con nuovi standard di sicurezza per renderle ancora più difficili da falsificare, no? Perché c'è la tecnologia, diciamo così, della contraffazione che fa dei passi avanti, quindi ogni volta devi alzare l'asticella, no? Ecco, ma qual è la relazione tra poi questa moneta digitale e il conto corrente? Cioè, voglio dire, questa moneta digitale la Questo è insegna. molto, diciamo, ancora da scoprire perché non abbiamo dei casi reali. Però ecco, facevo questa riflessione anche legato al confronto fra le varie monete digitali che sono in arrivo. Perché noi sappiamo che sono in arrivo la moneta digitale cinese, La prima. prossimissimo arrivo, e poi la BCE ha annunciato di avere allo studio un euro digitale che ci proporrà tra qualche anno, e anche la Fed, tutto sommato, Ci sta pensando. intende arrivare, probabilmente arriverà per ultima, ma intende arrivare a questo strumento. Io credo che le finalità con cui ciascuna di queste banche centrali intende introdurre una versione digitale della propria moneta siano diverse. Per esempio, sul tema privacy, la moneta cinese, a mio avviso, è uno strumento di invasione della privacy, laddove un Un'ulteriore. governo autoritario vuole avere più dati possibili anche dell'utilizzo del denaro, mentre, per esempio, da noi un euro digitale sarebbe uno strumento di maggiore privacy, perché avremo bisogno di meno intermediari, quindi meno soggetti hanno un database di quelli che sono i nostri pagamenti, le nostre transazioni monetarie, e la banca centrale per definizione è un ente autonomo che non ha alcun interesse ad avere un'analisi delle nostre abitudini di spesa. Quindi, per esempio, sul lato privacy c'è questa grossa differenza. Secondo alcuni, insomma, lo strumento dello yuan digitale potrebbe essere per la Cina un modo per cercare di avere, come dire, più velocemente uno status di moneta internazionale. Perché nel momento in cui è digitale, faciliti l'utilizzo e quindi, per esempio, tutti i contratti che la Cina ha stipulato per Belt and Road, no? La via della seta, magari progetta di farli regolare poi con yuan digitale e quindi far abituare all'utilizzo di questo strumento e imporre quindi più facilmente la propria moneta come uno standard internazionale. Mi chiedeti... Ah, Però scusami, aspetta, pensavo sì. no, c'è un aspetto che mentre le banconote tu me le passi, voglio dire, io non ho un conto in dollari, ma se tu mi passi dei dollari fisici, io poi vengo in banca, me li regolo, li vendo, no? Ma tu non mi puoi dare dello yuan digitale se io non ho un conto presso la banca centrale cinese. Come Ah, fai a passarmelo? ok. Ok, Quindi quindi... E come faccio? questo aspetto è interessante, nel senso che va un po' Quindi chiarito, lo perché io yuan dubito. digitale ce l'ha soltanto un cinese.
e può averlo Lo yuan digitale ce l'ha subito. soltanto un cinese o chi deve percepire un pagamento in yuan digitale, perché magari è obbligato a riceverlo in quel formato, dovrà essere costretto a Ad avere un conto. registrarsi, censirsi, abilitarsi presso la banca centrale cinese, Non la no? vedo proprio facile, a meno che non sia Mentre tipo magari un Bitcoin. euro digitale potrebbe tranquillamente essere appoggiato su delle piattaforme, perché da noi non c'è l'interesse, come dire, a sequestrare l'anagrafe bancaria, no? Di tutte le operazioni, di tutti i soggetti che devono operare. Ma ho la sensazione che in questa maniera la Cina tenderebbe a isolarsi economicamente dal punto di vista della moneta. Che interesse ha a centralizzare, mentre adesso può fare qualsiasi cosa su tutte le piattaforme, voglio dire, lo scambio di denaro è regolato in maniera diversa, ma così invece che cosa faccio? Beh, lo fa in dollari, eh? Cioè Ah, lo in un faccio in mondo, dollaro. in un mondo che invece di globalizzarsi come stavamo facendo, va verso magari una divisione in macro aree, la Cina potrebbe pensare, avere il progetto di imporre la propria moneta come moneta di riferimento della macro area asiatica. E quindi poi avere non voglio dire il controllo, ma comunque una Influenza. influenza, bravo, stretta, diretta su tutti, anche una visibilità perfetta di tutti i pagamenti che vengono effettuati nella sua area Di di riferimento. riferimento, di dominio, no? Certo. Mi viene un'altra domanda però, che rapporto oppure cosa mi dici rispetto al riciclaggio di denaro in questo mondo nuovo e l'accumulo di denaro? Tu parlavi di privacy, sarà più facile avere somme di denaro che sfuggono ai controlli o sarà più difficile? Soprattutto della criminalità organizzata che di solito ha bisogno di lavorare col contante perché lo deve riciclare e perché non deve passare da ovviamente strumenti bancari che possono con cui puoi essere tracciato. Cosa accadrà? Tu parlavi di privacy, quindi mi immagino che sarà più facile per la criminalità o per tutti quelli che vogliono oscurare al fisco del denaro. Mi viene così banalmente, poi magari non è proprio così. Guarda, prima abbiamo detto riguardo alla privacy che i pagamenti con un euro digitale sono più discreti di un pagamento fatto con Visa, dove tu hai la banca, la Visa, una banca mittente, una banca ricevente e la Visa, tutti intermediari informati di un'operazione. Quindi è più discreto muoversi con l'euro digitale, ma più discreto non significa anonimo. La vera transazione anonima è quella in contanti, dove è quasi anonima, L'unica. perché comunque i due soggetti che si scambiano i contanti comunque sono informati di quello che sta avvenendo. Peraltro, ma quando io parlo, pago con la carta di credito, si sa dove lo sto pagando, dove sono, chi sono, che, no, chi Qualche sono magari no. film di L'abbiamo poliziesco visto. l'avrei qualche film poliziesco l'avrei visto, no? Quando Mai decidi di pagare con carta di scomparire, credito la quando carta di devi. credito non la devi più Dai usare. tempi di Nemico Pubblico, che è il grande film che ha fatto scoprire, non so se te lo ricordi, questo aspetto dei satelliti, dei sistemi di pagamento. Sarà sempre più difficile sfuggire ad un controllo, qualunque esso sia, che è uno dei temi, il tema dei temi, quello della sorveglianza degli stati, che attraverso la moneta si potrebbe fare. No, sai che questa storia della privacy, però, che mi dici non mi convince, nel senso che sì, più privacy, ma se è digitale è comunque tracciabile, o sbaglio? Cioè, voglio No, dire. ma appunto dico, cioè, quello che dicevi tu di fare riciclaggio o comunque di transazioni più facilmente oscure con la moneta digitale, in realtà no, nel senso che ti esponi a un tracciamento automatico di tutto quello che fai, quindi Infatti. sarebbe sciocco, peraltro è sciocco anche farlo anche se viene fatto ancora molto, con le criptomonete. Certo. Perché nelle criptomonete l'operatività non è anonima, è pseudonima. E Quindi se io mi infatti. metto a comprare dei Mitra pagandoli in Ethereum, io mi espongo fortemente al rischio di essere beccato, perché la registrazione di quella transazione resta nella blockchain,
e potrà essere vista in qualunque momento in futuro. Quindi in qualunque momento ci sarà l'indagine in futuro su quella transazione che ha generato uno scambio di, che ne so, bazooka, sarà possibile capire che dietro quello pseudonimo ci sono io. No? E Certo, no, quindi. ci sono degli aspetti positivi rispetto a questo, però mi immagino il mercato della droga, magari lo debelliamo in questa maniera, ma penso che sarà difficile, troveranno altri sistemi fino a quando il denaro in contante non sparirà, non Ma no, penso che ma sparirà, tra l'altro, diciamo. esatto, tra l'altro Lagarde ha detto chiaramente che l'obiettivo di un euro digitale non è quello di soppiantare le Esatto. banconote, no, ma di affiancare. Quindi io credo che troverà facile adozione perché siamo abituati ai pagamenti digitali al punto che facciamo fatica a distinguere, no, come dicevamo all'inizio della puntata, La moneta la digitale moneta dalla digitale transazione. dalla transazione, dal pagamento digitale. E quindi verrà facilmente adottato dalle persone perché abbiamo tutti familiarità con questa cosa, ma il contante per tante ragioni, non ultima quella della privacy, insomma, ci sono dei momenti in cui uno non desidera in ogni modo comunque lasciare tracce di quello che sta facendo. Quando io mi vedo con la tua ragazza e andiamo in albergo, preferisco pagare in contanti perché. Non Infatti. mi va che tu poi un giorno, vedendo l'estratto della mia carta di credito, possa abbinare le cose e capire cosa sto facendo io e la tua ragazza. Soprattutto poi l'hotel, se vai in un 3 stelle, magari posso dire cavolo, potevi andare in un 5 stelle, cioè Eh sì, meriti di già che più, c'eri, ragazzi. falle bene le cose. Mi viene poi un'altra domanda, sempre questo mondo fisico, ma lo dico comunque da persona che ama la tecnologia, che però si fa delle domande anche rispetto a quelli che con la tecnologia sono meno avvezzi in generale, voglio dire, sì, e c'è tutto un mondo di persone che ancora deve imparare come si sta sui social, come l'informazione, eccetera. Mi parlavamo una volta delle cosiddette riserve auree, che oramai non pare che non esistano, non esista più, o Come non meglio, esiste? esiste, però è stato sganciato dalla moneta. Vi facevo un Ah, discorso, ok. sganciato dalla moneta, però la riserva aurea è sempre qualche aspetto fisico che ancora tuttora oggi rimane, cioè l'idea che fisicamente c'è l'oro, che è qualcosa che ha un suo costo. E cosa succederà in un mondo digitale rispetto, cioè ci sarà sempre la scorciatoia? Voglio dire, possiamo immaginare che un giorno si spenga internet, che ci sia un grande blackout, si spenga internet e che quindi a questo punto avrai bisogno di avere fisicamente qualcosa, qualche bene? Una domanda. Guai. Anche Oggi questo hai distopico, eh? la vena della sceneggiatura distopica, proprio Assolutamente, il bottone ma acceso. lo evoca questo mondo, anche perché abbiamo visto tanti film che anticipavano questo mondo. L'idea che si possa, ma d'altronde, l'idea che internet si possa spegnere non è un'idea assolutamente inventata. Sappiamo come funziona internet e funziona attraverso una rete fisica di cavi sottomarini, cioè internet si può spegnere. Non si può spegnere tutto, perché poi magari internet è il collegamento di reti, però ad un certo punto ci può essere un blackout. Ci sono dei libri, c'è un bel libro di Don DeLillo, no, ce ne sono diversi Sì, rispetto a questo. Qui sono anche dei libri di Morozov dedicati a questi argomenti. è il Ma allora, massimo io la tanto per distopia. non sbagliare ho comprato un box e E hai messo tutto lì. ogni 10 giorni io stampo tutta la blockchain aggiornata Ok. e la tengo lì. Ah no, pensavo che avessi lingotti lì, però ti serve un garage bello grande lì, eh? Quindi, no, no, però voglio dire, è uno scenario, tutta questa digitalizzazione, naturalmente se risponde alla moneta, un po' fa paura, se possiamo perdere le nostre fotografie, possiamo perdere l'identità, la privacy, però sai, la moneta. Beh, diciamo, prima dicevi, se il mio credito bancario mi venisse azzerato, come faccio a dimostrare? No? E qui, come dire, usciamo dal mondo, a cui siamo abituati, entriamo nel mondo della moneta digitale, qual è l'evento fine di mondo che può? Beh, chiaramente è quello che azzera la digitalizzazione, no? Quindi la caduta dell'infrastruttura di rete.
Boh, Certo, i guai a quel punto potrebbero essere di tutti i livelli, perché tutto funziona con internet esatto. adesso. Quindi voglio dire, magari non ti chiedi Credo che il neanche più mondo questi, quei smetterebbe di soldi. funzionare, sì, Esatto, esatto. perché non ci sarebbe forse più energia elettrica, però è qualcosa su cui ci dobbiamo interrogare. Diciamo Va bene. che su questo aspetto qui, forse mi viene in mente lateralmente l'altra grossa differenza che ci può essere tra Bitcoin e tutte le altre criptomonete e le central bank digital currency, no? Le monete digitali emesse dalle banche centrali. La grossa, grossa differenza è che Bitcoin e le altre sono decentralizzate, mentre queste monete sarebbero centralizzate. Cosa vuol dire veramente decentralizzato, centralizzato, no? In termini di vantaggi, di costi, di opportunità, di rischi? E dimmelo tu, dai, no? No, Parlo che ne sempre so, non io. lo so. È la domanda che stavo per porti poi adesso, a parte che questa idea che ci siano più monete digitali mi rende comunque confuso, nel senso Confuso, che vero? assolutamente, perché comunque voglio dire, un conto avere nelle mani del denaro, un conto avere dei soldi che fino a quando girano su qualcosa che è completamente digitalizzato, c'è una conversione. Voglio dire, io posso trasferire, lo faccio, trasferisco pound in euro dal mio conto inglese a quello italiano, c'è soltanto un tasso di cambio, finisce lì e si trasforma in denaro. Ma quindi per te è solo un tema di misurazione? No, Nel senso che sai dare istantaneamente un valore a tot euro, a tot pound che hai in tasca e di usability, cioè del fatto che in qualunque momento hai la possibilità di cambiare l'uno nell'altro facilmente, senza troppi sbattimenti, tutto qua. Immagino, per me e penso per tanta gente, penso sia così, è ovvio che immagino sia molto... No, no, ma è interessante, nel senso che io credo che i problemi delle cripto, per le quali io continuo a ripetere, mi rifiuto di considerarle monete, non lo sono, sia esattamente questo, innanzitutto il tema della usabilità, no? Nel senso che... Beh, intanto c'è la questione della password. Certo. Se tu ti perdi la password, amico mio, su un sistema decentralizzato, cioè dove non c'è un ente centrale di appoggio, di riferimento, la password ce l'hai solo tu e se te la perdi, addio. Questo abbassa tantissimo, secondo me, l'usabilità, perché è un rischio troppo grande. Se io cambio la password per sicurezza e poi vengo investito per strada, mia moglie non può recuperare i codici di accesso, no? Ma quando quel denaro lo trasferisco, trasferisco anche la password oppure no? Oppure tu No. hai un'altra password? Quando fai un pagamento, no, no, non trasferisci la password, trasferisci gli asset. Ok, o quindi poi ognuno ne ha una, punto, fine. Ognuno ha la propria di password, certo, di È accesso sempre quella. al proprio wallet. Al proprio wallet, ok. E poi puoi aprire più wallet e su ognuno avere una password diversa. Il tema delle password, che già è un grande tema per la tema delle tecnologia. Password, poi c'è il tema che le piattaforme su cui eventualmente decidi di appoggiarti per evitare questo problema, no? Che cosa fai? Usi una piattaforma, quindi apri un conto presso Coinbase, per esempio. A questo punto tu hai una password per accedere al tuo conto di Coinbase. Se la perdi, scrivi a Coinbase, come al solito, dici ho perso la password, ah, verifichiamo chi sei, e ti mandano la password nuova e tu torni in possesso del tuo codice. Ma a quel punto tu non hai le cripto, tu hai un credito in cripto presso Coinbase, esattamente come tu non hai degli euro o dei pound, hai un credito verso la tua banca. E quindi non vedo la differenza con come il mondo bancario normale, se non il fatto infatti che quella è una criptovaluta. Ma allora cosa esattamente serve la criptovaluta? Se ci serve, secondo me, tutto questo come dire, ci racconta che siccome la maggior parte delle persone che hanno cripto ce le hanno su una piattaforma, quindi non hanno le cripto, no? Non le posseggono certo, veramente, quello che vogliono è partecipare ad un movimento di prezzo che è in certi momenti entusiasmante, nelle ultime settimane un po' meno per la verità. Cioè, diciamo un gioco, perché poi ce ne sono tanti, sembra quasi un gioco. Sì, infatti la maggior parte partecipa con cifre molto basse per capire in prima mano le cose, no? E quindi sì, per sentirsi che va un po' bene nerd, come per approccio. Sentirsi un po' diverso dagli altri, no?
Beh, non vuoi starne. Chi è che vuole stare veramente fuori da una cosa che, di cui tutti parlano, fa numeri mirabolanti? Cosiddetti pioneers, cosiddetti pioneers dell'aspetto tecnologico delle cose, quelli che devono provare le robe nuove, no? Però c'è anche dentro una questione di aspetto di sicurezza. Una moneta decentralizzata, a me dà l'idea di essere più sicura di una moneta centralizzata. Cioè, Perché non se ti fidi tutto. degli stati? No, non è che non mi fido degli stati, ma se tutto il meccanismo è centralizzato su un database unico controllato dalla banca centrale, beh, io ho un posto da hackerare. Sarà difficilissimo. Sarà come entrare a Fort Knox. Tutto quello che vuoi, però c'è un posto da hackerare. Certo, Una uno. moneta, esatto, un asset decentralizzato invece, che ha un registro distribuito su tutta la rete, mantenuto dalla rete e pubblico, accessibile, È introvabile. visionabile, è non hackerabile. Che Però è dappertutto. c'è un contraltare a tutto questo, che per essere non hackerabile deve essere. Come dire, complesso. E per essere complesso significa che il suo funzionamento comporta molto utilizzo, certo è distribuito, ma un grande utilizzo di computing power, no? Un grande contributo di computer al servizio del funzionamento del blockchain. Infatti, come sappiamo da diversi mesi ormai, Bitcoin è un fattore di inquinamento molto importante. Perché richiede per funzionare algoritmi progressivamente sempre più complessi per non essere hackerabili, essere sicuri, eccetera, e il funzionamento, la contribuzione di tantissimi computer che si dedicano a far funzionare blockchain. Mentre un sistema centralizzato non ha bisogno di tutta quella complessità e quindi verosimilmente inquina molto di meno. Quindi ogni cosa Ah, i pro ai e i contro, suoi. come al solito, è chiaro. È chiaro. Un argomento davvero interessante che oggi abbiamo iniziato un po' a sedimentarlo meglio. Qualche Forse pennellata qua ci e là. sto entrando di più, ho già capito la differenza. Poi parleremo di tutti gli aspetti, anche pratici, man mano, perché poi stiamo parlando di tutte robe che non abbiamo ancora visto, che sono tutte potenziali. Sì, Bisogna prima certo. vederla poi per capire Stiamo facendo se delle funzionerà. speculazioni, Delle letteralmente, no? speculazioni ed è il giusto momento perché a gennaio si specula su tutto. Quindi questo è uno degli scenari. Il tempo però si è concluso rapidamente, devo dire. Oggi, nonostante abbiamo parlato, dovevamo spennellare su più argomenti, però siamo rimasti sulla moneta digitale, che devo dire è uno degli argomenti che piace di più ai nostri ascoltatori, vedendo anche le altre volte in cui ne Sì. abbiamo parlato. E quindi alla prossima settimana. Con la nuova stagione, la nuova giusto perché è il nuovo anno, non La perché è la nuova nuova stagione, è stagione. sempre la seconda stagione Ma questa, non sai fare perché tu cambi le confusioni. sigle, tu cambi le sigle ogni volta, cambi anche le musichette e voglio dire, la confusione la crei tu, non la creo io. Fa tutto lui, compreso YouTube, fa tutto lui. Quindi la responsabilità è la sua. A parte questo, trovate Alieno Gentile su Twitter, come sempre, con i suoi spunti. E noi ci risentiamo sempre lunedì prossimo con una nuova puntata. Ciao Andrea. Ciao, ciao Ciao Max. a te. Ciao, Economia per tutti. Conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo L'Abbate e l'Alieno Gentile.